26 agosto 1926, nasce la Fiorentina, oggi un elemento fondamentale per l'identità di Firenze. La Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina. Non accade così in tutte le città. A Milano Inter e Milan, a Roma Lazio e Roma, a Torino Juventus e Torino, anche Genova, anche Verona hanno due squadre, ma Firenze no. Firenze da quando il Marchese Ridolfi, il primo presidente della Fiorentina, costrinse i due club allora più attivi a Firenze, la Libertas, che giocava nella zona di San Jacopino, dove in via Bellini aveva il suo campo di calcio, anche un campo importante, poi distrutto alle speculazioni edilizie degli anni successivi, e dall'altra il club sportivo che vicino all'ippodromo del Disarno, dove oggi ha la sede, insomma nel Parco delle Cascine, riusciva a raccogliere le energie dei giovani più talentuosi. Ecco che messe insieme queste due squadre nel blasone della Fiorentina, Firenze ha la sua squadra. Può competere con le altre città e compete da pari a pari. Già all'inizio degli anni 30 arriva fra le prime squadre in Serie A. Lo scudetto arriverà nel 55-56, il primo, e nel 68-69 il secondo. Ma è una squadra che diventa un'immagine, un'icona del calcio a livello nazionale. E naturalmente la Fiorentina deve al Marchese Ridolfi, a questa personalità straordinaria, così amante del calcio, era anche il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aveva sperimentato proprio con l'atletica leggera al Campo degli Assi come costituire una squadra di calcio, una sua attività. Poi quel campo andò tutto all'atletica e lui spendette tanto, addirittura due tenute della propria famiglia, una delle più nobili famiglie fiorentine, nel Chianti, vendute per completare i lavori dello stadio che il comune predispose proprio nell'area di Campo di Marte, dove è ancora. Con quel bellissimo architetto ingegner Nervi nella sua produzione, che riesce a inventare uno stadio vincolato dalla sovrintendenza per la tribuna a sbalzo, le scale elicoidali, la bellezza dello svettare verso il cielo della Torre di Maratona. E naturalmente lì la prima partita ufficiale, il 13 settembre del 1931, Fiorentina admira Vienna. Nel frattempo la maglia era diventata, dai colori bianchi e rossi, la maglia viola, forse per un lavaggio andato a finire male, ma il Marchese Ridolfi ormai si era innamorato del viola e da 93 anni la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina.